Buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Sport Time. Tanti temi che tratteremo anche nel corso di questa puntata. Parleremo in particolare, insomma, di calcio a 5, visto l'ospite che ci è venuto a trovare oggi in studio, ma ampio spazio anche la pallanuoto, perché sabato c'è stato l'Enel SNC Day che si è svolto all'Aula Pucci del Comune con tutti, insomma, i dirigenti, tutta la squadra e tutti i ragazzi che fanno parte anche dei corsi di nuoto e pallanuoto, davvero tantissime persone al Comune di Civitavecchia. Ovviamente spazio anche agli altri sport, calcio, basket, pallavolo e quant'altro. Come detto, però, iniziamo questa puntata parlando di calcio a 5 perché ci è venuto a trovare il nuovo allenatore della S Civitavecchia, Umberto Di Maio. Ciao Umberto. Buonasera, buonasera. Dario, come al solito, è sempre qui al mio fianco. Ciao Dario, ben Ciao Antonio, un ritrovato. saluto anche da parte mia ad Umberto. Direi di iniziare, come detto, insomma, questa puntata parlando di calcio a 5. Umberto, ti chiamo in causa per, diciamo, iniziamo parlando della partita di sabato. Insomma, è stato il tuo esordio in panchina, subito una partita sulla carta un po' complicata contro la Lazio, però, insomma, sei soddisfatto per come è andata poi alla fine la partita, anche se è arrivata una sconfitta per 2-0. Sì, guarda, a livello di gioco, nonostante l'assenza, abbiamo disputato un'ottima gara. Un po' di rammarico c'è per il risultato, perché comunque, nonostante eravamo molto rimaneggiati, si poteva fare di più a livello di risultato. Però Da, comunque soddisfatto da, abbastanza. anche Dario ha visto la partita, insomma, era alla Palasport. Dario, un commento tu anche su questo risultato della S Civitavecchia. Mi dicevi, insomma, a microfoni spenti parlavamo di tanti errori anche Sottoporta, sottoporta. sì, perché ha giocato bene la S Civitavecchia, secondo me, soprattutto il primo tempo. Ha tenuto testa ad una grande squadra come la Lazio, una delle migliori del campionato DC1, però ha sbagliato qualche gol di troppo. Secondo me, infatti, è proprio lì che deve lavorare Umberto Di Maio. Ovviamente mancavano tantissimi giocatori, grande emergenza per la S. Quindi quando recupererà i giocatori, diciamo i big della squadra, sicuramente anche sul piano dei gol migliorerà la squadra. Ecco, Umberto, hai messo tanti giovani in campo sabato. Parliamo un po', insomma, della situazione di quelli che non c'erano, insomma, quando speri di recuperarli e per le Guarda, prossime partite. spero di recuperarli per il derby, anche se fino all'ultimo avremo un dubbio frusciante, dato un infortunio che speriamo che riesca a superare in settimana. Traini, mi dicevi, insomma, ancora in dubbio per quanto Sì, riguarda il anche suo Traini, ritorno. ancora il suo ritorno per problemi personali, non si sa quando avverrà. Umberto, per quanto riguarda invece la tua chiamata, insomma, in prima squadra, tu allenavi già l'Under 21 e continui anzi ad allenare anche Sì, l'Under continuo 21. anche l'Under 21, magari con l'aiuto di un ragazzo, Storniolo Gioele, Ce la fai, insomma, a che fare tutte e due le cose? sì, fino a maggio diciamo di sì, dai. L'aspettavi questa chiamata, No, è Umberto? stata inaspettata come lo è stato per tutti quanti. Perché Elso, insomma, Elso Lefazzi, che era l'ex allenatore, insomma, non aveva dato No, nessun nessun segnale. segnale, per problemi personali ha preso questa scelta e va rispettata. L'obiettivo qual è? La salvezza? La salvezza come era prima, attraverso i playout o salvezza diretta sarebbe meglio. Però Umberto, ti ho sentito prima, microfoni spenti, dicevi siamo a 4 dai playoff, se non sbaglio, insomma, quindi. Ah, con l'Under Sì, 21, con l'Under 21. Lì il discorso è diverso. Sì, è abbastanza diverso, proviamo a raggiungere i playoff. Può essere anche un vantaggio, scusami Dario, può essere Sì. anche un vantaggio per te, insomma, il fatto di allenare l'Under 21, Sì, a poter portare qualche livello, sì, giovane. infatti è successo sabato a livello di under, tipo durante la gara ci sono stati in campo 3 under su 5, quindi non ho paura, diciamo, a metterli dentro. No, la cosa particolare è proprio questa, che lui appunto ha allenato l'Under 21 per tanto tempo, adesso è arrivato alla prima squadra, però si è trovato praticamente quasi tutti Under 21, quindi è un po' particolare. Invece di trovarsi la prima squadra al completo, ha trovato Incredibile, sempre gli sempre la stessa Under 21. squadra praticamente. Sì, è un po' particolare. Comunque sul piano degli Under 21 ce ne sono tanti bravi. Sì, parecchi, anche se sono il primo anno di calcio 5, però sono abbastanza bravi. Certo, devono Invece migliorare in alcuni della prima punti, sì. squadra, secondo te, quali sono quelli più bravi, quelli che schiererai di più? Beh, i big, comunque, gente come Frusciante, Cerrotta, Righini, Fannino, cioè, i Diciamo che nomi parlano sono, da sì. solo comunque. Nella prossima giornata avrete Ecco. appunto il derby. E io ti chiedo quanto sarà determinante il campo dove giocherete, San Guarda, Liborio anche le c'è. condizioni atmosferiche, perché essendo già un campo molto piccolo e di erba sintetica, penso che ci creerà parecchi problemi, non essendo abituati comunque ad allenarci e a giocare.
Umberto, come la state preparando questa partita, insomma, anche voi? Guarda, per me è sempre stata una partita normale. Anche quando eri in campo, insomma. Sì, contano i 3 punti, anche se non ti nascondo, vincendo manderemo loro a meno 8 e il distacco comincia a farsi comunque serio anche in chiave salvezza, perché comunque loro sono terz'ultimi. Chi toglieresti dell'Atletico se potessi togliere un giocatore? Guarda, secondo me hanno un collettivo abbastanza buono, però su tutti credo il capitano Tangini. Ecco, anche loro infatti nell'ultima giornata hanno avuto tantissime assenze, tra cui proprio Tangini, i due Squalifica. Tangini, anche Fattori, Caselli. Infatti l'Atletico ha perso per 4-3 con l'Albano la sfida salvezza, quindi anche loro hanno qualche problema. Fortunatamente non hanno schierato di nuovo uno squalificato in campo, insomma, perché è Sì, arrivata perché... anche un'altra brutta notizia, oltre ad aver perso lo sconto diretto di cui parlava Dario contro l'Albano, è stato anche tolto un punto alla formazione di Fabrizio Nunzi, perché nella partita contro il Lido di Ostia è stato schierato Fabrizio Fattori titolare Sì, quando in realtà era squalificato. sono stati un po' sfortunati, però anche un Hanno commesso po' qualche errore hanno loro, commesso insomma, dai. anche un errorino, perché il mercoledì hanno controllato appunto gli squalificati e nella lista non c'era Fattori, che poi è stato inserito il venerdì tra gli squalificati. Loro però non hanno controllato e quindi un errore, un grosso errore. Adesso faranno ricorso, vediamo se riusciranno a ritrovare quel Per il fatto che punto. mercoledì non c'era Sì, scritto. per quello. Umberto, con una vittoria vosta nel derby rischiate anche di inguagliarlo però Sì, l'Atletico. perché attualmente, dato quel punto di penalità che gli è stato, diciamo, dato, occupano la terz'ultima posizione, quindi... Dato che quest'anno il regolamento è cambiato, hanno giù 3 squadre dirette e 4 play-out, quindi significa minimo decimo in classifica e salvarti devi arrivarci. Quindi insomma dovete fare anche un po' attenzione, Sì, diciamo. sì. Voi puntate comunque a vincere, non vi importa Sì, troppo. no, 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 senza Non c'è. calcoli puntiamo a Ecco, qual è il vincere. tuo credo tattico? Guarda, curo parecchio, diciamo, la fase difensiva, perché secondo me prendendo pochi gol arrivi ad obiettivi. È giusto, però io devo dire che nella partita di sabato, invece nel primo tempo, secondo me ha giocato parecchio all'attacco l'S, ha tenuto palla, ha cercato di Sì, giocare più diciamo avanti. che Sì. curo anche questo qua perché ragiono tra virgolette che se ho la palla è difficile che Giusto. prendo gol, quindi molta pazienza. E... Infatti ha giocato davvero Umberto, ti è bene. mancato un finalizzatore vero nella Sì, partita con la ma Lazio. sì, è un problema un po' diciamo di tutto il CLS È Civitavecchia in vero. tutte le categorie. Quindi si dovrebbe un po' cercare, non c'è tra gli Sì. under qualche No, lo stesso ragazzo? problema anche sotto, Servirebbe uno diciamo, Scorpioni dei vecchi tempi. vecchi tempi, Sì, un San esempio, Gianlucara un Gianlucara dei vecchi anche. tempi, insomma. Umberto, per quanto riguarda invece il futuro, cosa ti aspetti da questa esperienza? Nel senso, Sì. Di pensi di uscire rimanere? rafforzato. Questo dipende dalla società. Intanto penso fino a maggio di raggiungere la salvezza, che comunque è anche una soddisfazione personale, essendo preso una squadra in corsa per essere il primo anno, diciamo. Quindi fino a maggio cioè, penso sicuramente alla salvezza, poi al futuro si vedrà. Rapporto con la squadra, insomma, come ti hanno Sì, è accolto? ottimo, perché comunque sono tutti ragazzi con cui ho Sei cresciuto? giocato e già ho allenato, quindi è ottimo. Quindi, diciamo, aspetta la società, insomma, darti Sì, l'ok sì, anche per il futuro. sì. Insomma, per te, fosse per te, insomma, Non ci sono staresti. problemi, sono 18 anni che sono lì dentro, quindi... Ti piace proprio anche Sì, come proprio il fatto di ambiente. Sì, allenare. sì, sì. Invece ti manca un po' il campo come giocatore? Guarda, un pochino sì, però arrivato per via del lavoro ad una scelta ho preferito fare il mister. Ci siamo quasi incrociati tra l'altro quando Ah, perché giocavo con la S anche tu hai Civitavecchia, giocato. però Sì, sì, mi lui giocava ricordo. con i più grandi, quindi di poco non ci siamo Contrario. beccati. Rapporto invece con Enzo Lefazzi, insomma, Sempre ottimo, ci sentiamo tutti i quindi giorni, anche chiedo consigli. dopo l'addio da Sì, parte tutti i sua. giorni ci sentiamo anche sul livello magari tattico per quanto riguarda gli avversari, no? C'è piena Ti ha collaborazione dato qualche consiglio comunque. quindi Sì, piena anche. collaborazione. Ok, quindi non rimane che andare a vedere il derby. All'andata ricordiamo che ha vinto la S e adesso Fatto. vedremo sabato Se concede il bis, però se diciamo concede il che bis o se Umberto, il l'Atletico fattore vince. campo in quel caso, È insomma, va della parte determinante, vostra sì. adesso. Infatti È molto anche determinante, l'anno infatti, scorso, se ti lavoreremo. ricordi, al ritorno vinse l'Atletico 1-0, sì. 1-0. È vero, anche Quindi perché ricordo. sarà una partita molto equilibrata. Sono andato a fare l'intervista a Fabrizio Nunzi, ricordo, nella partita d'andata e insomma. Fattore determinante di tutta la partita, al di là dei giocatori in campo e di È tutti stato gli assenti e non l'impianto. assenti, l'impianto
su cui si giocava. Sono due sport completamente differenti. Quindi secondo me. Pienamente d'accordo anche Umberto Di Maio, che ringraziamo. Anzi, prima di mandarti via, ci vediamo le pagelle che il buon Dario Curcio vi ha dato, ti ha dato, anzi, prima al termine, diciamo, della partita giocata contro la Lazio. Io intanto ti ringrazio per essere grazie stato qui con noi, Umberto. Grazie a voi. Ti faccio in bocca al lupo per la partita grazie, di sabato contro l'Atletico. E insomma, poi ci rivedremo insomma più là, magari in ritorno in trasmissione. Dario, grazie a voi. Le vuoi presentare tu queste pagelle? Le pagelle. Le hai fatte tu, le pagelle di Atletico Lazio di Dario Curcio, insomma, al termine della partita. E speriamo bene. Di AS Lazio, scusatemi. Davide Puddu 5,5, colpevole sul secondo gol della Lazio, si riscatta parzialmente con alcuni buoni interventi. Paolo Pinna 5,5, il migliore dei suoi nel primo tempo, la sua partita dura però troppo poco a causa dell'espulsione dubbia subita al minuto 7 della ripresa. Michele Notar Nicola 6,5, tira tanto, forse troppo, ma è sicuramente il più pericoloso della S, sfortunato quando colpisce un palo interno a metà del primo tempo. Davide Cerrotta 6, schierato in posizione più arretrata per la squalifica di Frusciante, se la cava egregiamente, non è però decisivo come al solito. Cristiano Matteo 6, ha grande potenzialità e lo dimostra con una buona gara, manca però di cattiveria quando si trova tu per tu con il portiere avversario. Daniel Nistor 5,5, gioca poco ma ha sulla coscienza il primo gol degli ospiti, si fa infatti rubare il pallone da cui scaturisce il contropiede letale della Lazio. Cristiano Rocchi 6, anche per lui uno sprazzo di partita, il classe 92 prova a dare una mano ai suoi ma non riesce ad incidere particolarmente. Alessio De Amicis 6,5, entra bene in partita negli ultimi 10 minuti, qualche accelerazione e un paio di tiri pericolosi, meriterebbe più spazio. Allenatore Umberto Di Maio 6, la sua squadra non può fare di più vista le situazioni di grande emergenza, da salvare soprattutto il primo tempo in cui i nerazzurri mettono in difficoltà la Lazio. Abbiamo sentito le pagelle realizzate dal nostro Dario Curcio. Finalmente mi avete fatto fare queste pagelle anche a me. Questa bella esperienza, Dario, se la prenderanno con te. Se la prenderanno con me, infatti ho messo alcuni voti negativi, speriamo che non se la prendano, però... Diciamo che è iniziato un po' in modo difficile perché ti è toccata subito una sconfitta. Sì, non era facile. Non era facile. Non potevi fare il bravo, insomma. Sì, sì, anche se l'avversario non era così facile, anzi era molto difficile, però ovviamente qualche voto negativo ci stava. Un paio di 6,5 però li ho visti. Alcuni quindi, insomma, 6,5. Quindi va bene così. Direi di cambiare argomento, lasciamo il calcio a 5, passiamo al calcio, Dario, perché è iniziato veramente in modo pessimo il 2014 della Civitavecchia, altra sconfitta per la formazione di Massimo Castagnari, questa volta ad approfittarne è stato il Fregene, 2-1 appunto in casa per la formazione del Fregene contro una Civitavecchia che addirittura era passato in vantaggio con Oiezzi e poi ha subito il ribaltone. Sì. Ancora una volta il Civitavecchia non è riuscito a fare punti in questo 2014, l'hai detto tu. È iniziato male appunto questo nuovo anno, sconfitte che ci possono stare soprattutto le prime due, questa un po' meno perché in chiave salvezza era importante fare punti appunto con il Fregene battuto all'andata. Ieri poi l'hai detto tu, il Civitavecchia era anche passato in vantaggio, quindi c'erano tutte le possibilità di portare a casa addirittura tutti e tre i punti, invece è arrivato il pareggio e poi la sconfitta proprio in zona Cesarini per il Civitavecchia, che dovrà assolutamente cercare di fare punti già dalla prossima. Non so quale sia la causa di questo momento di flessione, però è un periodo che ci può stare dopo il girone d'andata eccezionale che ha fatto la formazione di Massimo Castagnari. Dario, ti faccio fare un po' il cattivo, insomma, tre sconfitte nel 2014, due nei derby contro Viterbese e Ladispoli. Però, diciamo, mentre quella con la Viterbese c'era tutta, quella con la Dispoli ci poteva anche stare, forse questa era un po' la partita in cui ci si aspettava forse un po' la riscossa del Civitavecchia. Infatti noi ci aspettavamo molto di più da questa gara, già appunto prima del match ci aspettavamo almeno un punto, almeno dei punti importanti, se non tutti e tre, come ho detto poco fa, invece è arrivata una nuova sconfitta, nulla di irreparabile perché la classifica del Civitavecchia è ancora molto buona, però bisognerà ripartire subito dalla gara col Montefiascone di domenica prossima. E vediamo proprio i risultati, appunto la classifica dopo questo turno del campionato di eccellenza, Dario, anche perché come hai detto tu il mister Castagnari insomma, ha parlato anche di una partita decisiva in cui anche un punto era diciamo gradito in casa nerazzurra. Sì, proprio perché era una partita salvezza, la possiamo chiamare, perché il Fregene era terz'ultimo, quindi servivano dei punti che non sono arrivati, bisognerà farli subito alla prossima. Vediamo i
risultati: Empolitano a Giovenzano, Città di Monterotondo 2-2, la Fregene che ha battuto la Civitavecchia per 2-1, stesso risultato per Grifone Monteverde Fontenuova, la Dispoli Villanova 1-1, Montecelio Città di Cerveteri 2-1, Montefiascone Rieti 2-2, Monterotondo Football Club 3-3. La vittoria esterna della Nuova Sorianese in casa del Real Monterosi per 2-1 e la vittoria di misura della Viterbese Castrense che ha battuto la Carinese per 7-0. Ed è adesso prima in classifica. 7-0, insomma, una partita sofferta e vinta nei minuti finali del match. Andiamo a leggere la classifica. Al primo posto, come hai detto tu Dario, c'è la Viterbese Castrense con 40 punti, hai studiato anche la classifica, bravo. Nel secondo posto il Rieti con 38 punti, Nuova Sorianese e la Dispoli con 32 punti, Real Monterosi 30, Villanova 29, Grifone Monteverde e Civitavecchia quota 28, Football Club 27, Montecelio 23. A seguire c'è il Montefiascone e la Città di Cerveteri con 20 punti, Fregene 17, insomma l'abbiamo detto, una partita che si poteva anche vincere questa per il Civitavecchia, Monterotondo e Empolitana Giovenzano con 16 punti, Fontenuova 15, Caninese 14, chiude la classifica la Città di Monterotondo con 13 punti. Fregene, come detto, insomma quasi nei bassi fondi della classifica, anche se il tecnico Massimo Castagnari al telefono mi ha detto insomma che in realtà ha trovato una squadra molto in salute, che secondo lui non farà fatica ad uscire dalla zona play-out in cui si trova, diciamo, invischiata in questo momento. Sì, dicevamo della classifica, io ti ho detto della Viterbese perché il Rieti, che adesso è secondo in classifica, ha pareggiato col Montefiascone, che è la prossima avversaria del Civitavecchia, quindi ci sono un po' di incroci, diciamo. E infatti il Fregene era un'altra squadra che l'altra settimana aveva giocato proprio con Rieti, aveva perso di misura, quindi si vedeva che era in forma, insomma. Si vedeva che era in forma, e anche questo Montefiascone bisognerà stare attenti perché ha pareggiato con il Rieti, che è una delle migliori, quindi attenzione, però bisognerà cercare tutti e tre i punti. Tra le cose che mi ha detto Massimo Castagnari, non mi importa niente, la prossima partita voglio 3 punti in casa al Fattori contro Montefiascone, quindi Dario, non quindi ci importa troppo, insomma, dello stato di forma del Montefiascone. Lo dobbiamo invitare in studio, perché sappiamo che quando viene in studio porta, hai ragione, fortuna. Hai ragione. Cercheremo di proviamo o venerdì o lunedì di portarlo a Bar Sport venerdì o la prossima puntata di Sport Time, insomma, per parlare del Civitavecchia. Dario, un'ultima curiosità, il tecnico Castagnari mi diceva che 3 settimane fa, non mi ricordo qual era la partita, mi sembra con la Viterbese, forse. No, la partita precedente, quella con la Fontenuova. Non mi ricordo, il Monterotondo forse, Città di Monterotondo. Ha detto nelle prossime 3 partite vedremo realmente chi siamo. L'hanno perse tutte, speriamo che non siamo quelli. Speriamo che non sia quello il Civitavecchia, in effetti. No, anche però, se le partite però erano abbastanza complicate, soprattutto le prime due. A parte gli scherzi, Dario, volevo dire insomma che la frase del mister intendeva dire insomma vediamo se il Civitavecchia può stare nei piani alti della classifica o si deve accontentare del campionato, di una salvezza tranquilla. Forse è questo un po' la dimensione almeno di quest'anno. Sì, diciamo che sono tornati un po' con i piedi per terra. Decisiva, però, lo dobbiamo dire, è stata anche la cessione di Giuffrida, perché lo sappiamo che nella prima parte di campionato è stato uno dei migliori della formazione di Castagnari. Adesso i sostituti sono Paolini e Pascucci, che però stanno giocando poco per degli infortuni, quindi neanche si può dire che Civitavecchia non abbia fatto mercato. Bisogna vedere come sono questi giocatori, bisogna aspettare, e quindi speriamo che possano dimostrare che valgono Giuffrida. Anche perché, Dario, insomma, Civitavecchia è una realtà, insomma, nata quest'anno, insomma, in estate, insomma, così in modo anche abbastanza rapido, quindi è un progetto un po' a lungo termine per i nerazzurri, che insomma quest'anno si possono accontentare di una salvezza o di una metà alta anche della classifica, però niente di più, per poi magari puntare quest'altro anno chissà qualcosa in più. Sì, vista anche la penalizzazione che ha il Civitavecchia di 5 punti, quindi ovviamente non si può puntare ad una promozione. Il Civitavecchia sta facendo un ottimo campionato, deve continuare così, ovviamente come ha fatto non nel come 2013, le più che nel 2014, e credo che alla fine della stagione tutti saranno contenti, perché si sarà fatto quello che si doveva fare, e ci sono tanti giovani al Civitavecchia, quindi l'importante è far crescere loro. Ho fatto un'ultima battuta al telefono con Massimo Castagnari, insomma, mi parlava di questo, del fatto, insomma, di essere comunque soddisfatti del cammino del Civitavecchia, anche perché il
c'è un progetto intorno al Civitavecchia, e lì mi è venuta spontanea la domanda, un progetto con Massimo Castagnari sempre in panchina, e lui mi ha detto sì, io lo spero, ci metterei la firma, insomma, per restare sulla panchina del Civitavecchia. Siete stati tantissimo al telefono, quante domande gli hai fatto? Siamo stati tantissimo al telefono, sì. E quindi, insomma, almeno da quanto dice Massimo Castagnari, se un giorno ci sarà sempre lui in panchina, si dovesse allontanare Massimo Sera, non sarà per colpa sua, perché lui mi ha detto io ci metterei la firma per essere allenatore del Civitavecchia. Si vede che è molto legato. È importantissimo, perché è un tecnico che tiene a Civitavecchia, tiene alla città, alla squadra, quindi sta ottenendo ottimi risultati. Io credo che la società sicuramente Non cercherà un altro allenatore, quindi penso che si proseguirà su questa strada. Dario, continuiamo a parlare di calcio, però cambiamo sponda, passiamo in promozione con la CPC, dente avvelenato in questo caso per la formazione di Salvatore Incorvaia, che aveva quasi portato a casa il bottino pieno contro il Focene, dall'altro una partita non facilissima per la compagnia portuale, e al 91esimo invece è arrivata la beffa. E c'è una similitudine che so che a te non piacerà, però io faccio una similitudine con Bianchi, Bologna-Napoli, Rolando Bianchi. Perché anche il Bologna si era portato sull'1-0, come ha fatto il Focene, poi c'è stata la rimonta a Bologna del Napoli, invece al Fattori della CPC, e poi al 91esimo, da voi mi sembra che era all'88esimo con il Napoli. Sì, il 89. C'è stata una rimonta, mi dispiace fare questa similitudine. Higuaín e Calleon in questo caso sono Braccini. Braccini e Gallinari. E Gallinari. Beh, ci potrebbe stare, ovviamente fatte le dovute proporzioni. A parte gli scherzi, peccato insomma per questa partita. Peccato perché c'è stata questa gara dai due volte. Come peccato per il Napoli, tra l'altro, almeno per me. Ovviamente. C'è stata una gara dai due volti con il Focene, che è una delle migliori formazioni di promozione, che si è portata in vantaggio con Parisi, che poi ha fatto anche il gol decisivo alla fine, quindi anche in questo caso c'è Bianchi, la similitudine con Bianchi. La stessa partita. Te l'ho detto, infatti sembra uguale. E poi c'è stata la rimonta della CPC al 44esimo con Braccini e al 18esimo della ripresa con Gallinari, e quando sembrava la CPC finalmente aver trovato i tre punti, come quando io ero rilassato insomma dopo il gol di Calleon, esatto, dopo tre giornate che la CPC non riusciva a trovare la vittoria, è arrivato invece questo pareggio degli ospiti, tanti rimpianti ovviamente per la CPC perché la classifica rimane anonima. Un peccato, Dario, appunto, come dici tu, insomma, per la classifica, perché la settimana scorsa è arrivata una sconfitta interna un po' a sorpresa col Pescatori, sì. Ostia, però Incorvaia aveva messo in fila una serie di vittorie non male, insomma, che aveva avvicinato la zona playoff. Sì, sì, soprattutto quella col Santa Marinella proprio prima di Natale aveva riavvicinato ai playoff. I playoff sono sempre lì proprio perché il Santa Marinella ha perso in questa giornata, quindi la CPC si trova a 6 punti dalla zona playoff, quindi le possibilità ci sono tutte. Certo che in casa in questa stagione la CPC ha fatto davvero poco, ha perso tante partite, ne ha pareggiate altre, ne ha vinte pochissime, deve cercare di fare di più soprattutto in casa. La prossima domenica ci tocca la trasferta, Dario, perché c'è il derby Tolfa-CPC, quindi andiamo su allo Scoponi, andiamo a vedere la partita. Andremo a Tolfa, sarà una partita molto difficile. Vista l'andata anche, no? Vista l'andata dove vinse il Tolfa. Il Tolfa qua al Fattori. Qua al Fattori, Tolfa che adesso è tornata a fare punti importanti, quindi non sarà assolutamente facile, però anche lì la CPC deve cercare la vittoria a tutti i costi. Chiudiamo la nostra parentesi che riguarda il calcio, allora, se sei d'accordo passiamo alla pallanuoto, altro argomento insomma che interessa ai civitavecchiesi, però si è giocata sabato la partita dell'Enel SNC, ospite qui al Palagalli era il Latina, vittoria per la formazione di Marco Pagliarini per 12-8, però davvero tanta sofferenza per la formazione rossoceleste, che aveva praticamente in pugno la partita intorno alla fine del secondo tempo. Poi nel terzo c'è stata un po' la rimonta da parte della Latina, si stava un po' verificando quello che era successo col Visnova, Dario, non so se te lo ricordi. Sì, l'unico pareggio, tra l'unico pareggio che era venuto proprio qua all'SNC, anche lì partita in pugno, e poi invece è arrivato il pareggio. In questo caso invece ci siamo un po' rialzati nel finale, quindi sono arrivati 3 punti. E quindi forse deve lavorare lì Marco Pagliarini nel fatto che l'SNC magari si rilassi un po' troppo quando vede che la partita è ormai a portata di mano. Ovviamente sta facendo benissimo, però l'SNC non si può dire che non stia facendo bene, viste tutte le vittorie e l'unico pareggio ottenuto col Visnova.
Primo posto al sicuro, insomma. Primo posto al momento al sicuro, è arrivata appunto questa vittoria con la Latina sofferta, ma anche il punteggio dice che l'SNC ha meritato la vittoria e quindi bisogna proseguire su questa strada. E ci leggiamo appunto i risultati e la classifica dopo la quinta giornata del campionato di Serie A2 per quanto riguarda naturalmente il girone sud. Al primo posto appunto l'Enel SNC e la Roma Visnova con 13 punti, anzi anche l'Ortigia con 13 punti, a seguire il Palermo con 12, Presidente Bologna e Nuova Catania con 9, Rarinantes Salerno 5, Roma Nuoto 4, Rarinantes Cagliari, Muri Antichi e Rarinantes Latina con 3 punti. Chiude la classifica Lanzio con 0 punti. Questa classifica è frutto dei risultati della quinta giornata del campionato di Serie A2, con la vittoria agevole della Roma Visnova nella vasca del Lanzio per 14-6. Anzi, Dario, che quest'anno le prende da tutti, ne prende sì, anche parecchie. Mentre l'anno scorso era un'ottima formazione, aveva Daniele Lisi. Aveva segnato 6 gol, tra l'altro, un po' una bestia nera dell'SNC lo scorso anno. Invece, quest'anno sappiamo che sicuramente ha venduto i migliori e quindi sta facendo un campionato diverso. Catania, Roma Nuoto 23-13, Ortigia che batte Muri Antichi per 11-4, Palermo che batte il Cagliari per 11-5, vittoria per il Presidente Bologna contro il Salerno per 9-8, chiude appunto la partita tra SNC e Latina con la vittoria dei rossocelesti per 12-8, quindi primo posto al sicuro insieme, come detto, alla Roma Visnova Pallanuoto e Ortigia. Dario, hai detto Daniele Lisi. Settimana prossima SNC che va a Roma a sfidare la Roma Nuoto e ci sarà di nuovo Daniele Lisi, che l'anno scorso aveva fatto benissimo sia all'andata che al ritorno. 12 gol mi sembra in due partite. Se non sbaglio 6-6. Sarà una partita davvero difficile, però l'SNC di quest'anno dà buone sensazioni e credo che possa trovare il risultato pieno anche nella prossima partita. Sentiamo quello che è andato bene e quello che invece è andato bene un po' di meno durante la partita tra Enel SNC e Latina, vinta appunto dalla formazione rossoceleste. Intervista nella dopo partita all'allenatore Marco Pagliarini. Il risultato dice 12-8 per l'Enel SNC, ma la vittoria contro il Latina è stata parecchio sofferta. Sei d'accordo con questa visione? Sei soddisfatto di come è andata la partita? Allora, dirò una cosa che probabilmente farà storcere un po' il naso a qualcuno. Secondo me è finita come meritavamo, cioè con 4 gol di scarto. Probabilmente non era da 4 gol di scarto da 12-8, quindi magari qualche gol in meno. Vi dico questo perché secondo me in alcuni episodi siamo stati un po' penalizzati, un paio di situazioni in cui c'era rigore netto su Davide Romiti, non c'è stato fischiato, e in due situazioni in cui una abbiamo preso gol. Poi per come è andata poi nell'insieme la partita, quindi rigore sbagliato da loro in un momento in cui stavamo pari, quindi potevamo ancora di più innervosirci, a quel punto sicuramente non è meritato, però credo che per quello che è stato visto nell'arco della partita, a livello proprio di gioco e di quantità di possibilità di realizzare i gol e di come sono stati poi realizzati questi gol, credo che i 4 gol siano meritati. Marco, però il 6-3 di vantaggio, insomma, stava per essere un po' sciupato così, diciamo così. Sì, nel frattempo in quell'episodio lì del famoso recupero loro fino al 7 pari ci sono stati i famosi due rigori che secondo me un po' spezzavano questo rientro da parte loro. Abbiamo fatto un passo indietro, nel senso ci siamo disuniti a differenza di altre partite e non abbiamo fatto alcune situazioni, sapevamo che loro potevano andare in Emma, abbiamo detto di non andare quattro in linea, di lasciare sempre eventualmente di giocare con due centri e gli altri un po' più esterni, invece siamo andati quattro in linea, che è una situazione che se non realizzi il gol è contropiede sicuro, infatti ne abbiamo presi due gol, abbiamo preso in questo modo. Ci siamo un po' nervositi davanti, abbiamo comunque creato delle situazioni di gioco che di solito non andiamo a cercare. C'è stato anche qualche nervosismo, insomma diciamo che abbiamo tirato fuori quello che poi stiamo cercando di evitare in questa stagione, perché poi, ripeto, questa è una squadra, abbiamo detto, può, e l'abbiamo dimostrato, può giocarsela con chiunque, ma può seriamente rischiare di perdere punti con chiunque. Eccoci tornati in studio. Dario, adesso tocca a me fare il cattivo. Tu l'hai fatto già con il calcio a 5. Tu però sei avvantaggiato, questo 12-8. 12-8, sì, però... Hai messo qualche insufficienza?
Forse no, non sufficienza forse no. 12-8 ci sta che Sei, qualche è sei, però giusto, insomma anche qualche bel voto. Non diamo anticipazioni, ci andiamo a vedere le pagelle di Enel SNC Latina. Visciola 6, disattento in occasione di due reti del Latina. Arresta la rimonta ospite quando sul 7-7 respinge un rigore a Mirarchi. Da lì in poi partita in discesa. Simeoni 6, ha vita difficile contro l'enorme centroboa avversario Filipovic ed in alcune fasi della partita commette qualche leggerezza di troppo, ma non si risparmia chiudendo la partita con due gol realizzati. Rinaldi 6,5, qualche errore di troppo in fase di conclusione per lui. Ha il merito di realizzare la rete dell'8-7 con una bella conclusione da fuori. Zimonic 6,5, ancora una grande prestazione per l'ex allenatore della squadra. Lotta come un ventenne contro Filipovic, spesso alla meglio. Assist nell'azione dell'ultimo gol rossoceleste. Castello 6, il coach Marco Pagliarini gli regala qualche minuto in più rispetto alle altre partite. Lui ne approfitta realizzando una rete. Zanetic 7,5, autoritario in difesa, spadroneggia sugli avversari, chiude la sua partita con la perra dell'11-8. Rumiti 6,5, inizia con un gol davvero centroboa. Col passare dei minuti si perde un pochino, ma nel finale torna alla rete chiudendo con una tripletta. Foschi 7,5, a vederlo in acqua l'elongazione della gamba sembra solo un brutto ricordo. Poker per il numero 10, d'ennesima prova da capitano. Muneroni 7, solito pendolino sulla corsia destra, per Andrea tanta sostanza e pioggia di assist. Pimpinelli, Chiarelli, Iula, Pucci senza voto. Abbiamo visto le pagelle di Enel SNC Latina, Dario, speriamo che non si sia arrabbiato nessuno, anche perché insomma tu col calcio a 5 hai scontentato qualcuno, qualche problema ce lo puoi avere, ma io con quelli della pallanuoto insomma ho sicuramente qualche problema è un po' in più di te. Diverso. Un problema qualche più di te, in particolare con alcuni giocatori. Comunque speriamo che sia andato tutto bene per loro. Cambiamo ancora argomento, Dario, parliamo di pallavolo. È andata bene alle formazioni maschili, quelle che giocano in Serie C, quindi l'ASP e la Comal. È andata malissimo invece alle squadre femminili, quindi all'Alto Lazio e alla Comal Privilege. A tal proposito, siccome sono tantissime partite, abbiamo riassunto tutti i risultati in un unico servizio e ce lo andiamo a vedere. Fine settimana tra alti e bassi per le squadre Civitavecchiesi di pallavolo. Sorridono le due compagini maschili, male invece Comal e Alto Lazio. Iniziamo dalla Serie B2 femminile con la Comal Civitavecchia Volley che torna sconfitta per 3-0 dalla trasferta sul campo della Roma 7. Una battuta d'arresto pesante per le rossonere che avevano la ghiotta occasione di portare a casa 3 punti e tenere a debita distanza la zona calda della classifica. Match combattuto, come dimostrano i parziali, con le Civitavecchiesi che sono mancate nei momenti topici del match. In cima maschile Amplaina dell'ASP e della Privilege. Bella vittoria dell'ASP che al Palazzetto dello Sport supera per 3-1 la Sales con i parziali di 25-19, 25-17, 20-25 e 25-18. 3 punti importanti per la squadra allenata da Fabio Cristini che solo nel terzo set ha dato spazio agli avversari. Per il resto partita sempre in mano ai rossoblù che continuano così la scalata alla zona nobile della classifica. Successo esterno della Privilege di Franco Accardo a Bracciano, i rossoneri si impongono per 3-0 e volano al terzo posto in classifica. Una prova di forza con i Civitavecchiesi che dovevano fare i conti con diverse assenze, ma che hanno dimostrato ancora una volta di avere i numeri per disputare una stagione piena di soddisfazioni. In di femminile la pallavolo Alto Lazio perde lo scontro al vertice con il Bracciano, finisce 3-0 per le locali che si impongono con i parziali di 25-20, 25-17 e 25-18 e portano a casa 3 punti preziosi per la classifica. Una sconfitta amara, ma la stagione è ancora lunga e adesso sarà importante riprendere il cammino interrotto e soprattutto dare una svolta in positivo dopo le 2 sconfitte consecutive in campionato. Abbiamo visto i risultati positivi da una parte, negativi dall'altra per quanto riguarda le formazioni locali di pallavolo. Dario, cambiamo ancora pagina, passiamo al basket. Note positive. Note positive, stavolta. Ancora una vittoria per la nuova Stemar, quella di Ivan Giusto. È proprio il tecnico giusto, la possiamo dire. Ce le ruba proprio queste una battute. Battutaccia. Ce le ruba proprio queste. Sì, tecnico. Sta facendo davvero bene, 2 vittorie su 2 per il nuovo allenatore della Stemar. Tra l'altro è arrivata questa vittoria in trasferta che ovviamente contro un avversario tra l'altro molto, molto sì, forte, quindi non era assolutamente facile, dimostra di aver già intrapreso il giusto cammino il nuovo coach. È arrivata una vittoria anche sofferta perché all'overtime 71-66 la grinta c'è, quindi
Beh, giusto così. Dario, è giusto così. L'hai detto apposta. Dario, la mia sensazione, insomma, che più che a livello tecnico il cambiamento sia arrivato proprio dall'arrivo del nuovo allenatore. Sì, si era un po', diciamo, adagiata la squadra con... Spesso si dice che il cambio d'allenatore serve proprio a questo, serve più che tecnicamente, serve per dare una nuova mentalità alla squadra. Si vede che Tedeschi ormai aveva esaurito quello quanto di buono fatto negli ultimi anni, ci può stare dopo tanti anni che... Ad alto livello anche, tra l'altro. Alto livello, quindi ci può stare che la squadra si sia un po' adagiata. Adesso con il nuovo allenatore stanno dimostrando davvero di essere una buona squadra. E tanti complimenti, insomma, al tecnico giusto. Abbiamo portato fortuna anche a lui, perché l'abbiamo invitato la settimana scorsa a Sport Time. Lo si prendeva in giro perché veniva dalla partita vinta contro la Fox. Dai, una partita però semplice, giocata qui alla Riccucci. Però abbiamo portato fortuna per la partita successiva, quella difficile contro il Serapo Gaeta. Appunto questa che si è giocata domenica, con la vittoria importante per Giusto, con il punteggio di 71-66, come diceva Dario, arrivato tra l'altro all'overtime, dopo che però la Stemmar aveva ampiamente meritato il successo già durante i tempi regolamentari, poi si era fatta un po' recuperare nel finale anche con qualche decisione della direttore di gara, che iniziava un po' a fischiare qualche tecnico di troppo alla squadra di Giusto, e alla fine però comunque all'overtime ha avuto la meglio la squadra rossonera. Quindi invitiamo tutti gli allenatori che non stanno andando tanto bene a venire ospiti qui. Pensiamo, chi può essere il prossimo? Possiamo invitare che non stanno andando tanto bene, forse parte il calcio a 5, il povero Fabrizio Nunzi, che oltre ad aver perso la partita, insomma, è stato anche penalizzato. Sì, lì forse tanta sfortuna. Lo inviteremo anche perché, insomma, molto simpatico Fabrizio Nunzi, quindi sicuramente farà parte di una nostra prossima puntata. Anche gli allenatori del calcio potrebbero venire. Oppure ogni puntata invitiamo tutti gli allenatori. Tutti insieme. E portiamo bene a tutti. Sì, magari verranno tutti insieme, non si sa come facciamo, però. Però è vero, insomma, spesso abbiamo invitato ospiti, che poi anche Castagnari, ricordo, insomma, che ha messo in fila una serie di vittorie dopo essere venuto qui da noi a Sporttime, insomma, chissà. Abbiamo invitato anche Di Maio, il nuovo allenatore della S, chissà che già dalla prossima... Speriamo che possa andare arrivi. Bene. Anzi... Non possiamo sperare nella prossima perché ci sarà il derby. Ah, è vero. Allora un pareggio dai. Noi non siamo super partes. Cambiamo ancora argomento, Dario. Chiudiamo questa carrellata di risultati del weekend parlando rapidamente dell'hockey, con gli Snipers rosarutensi che hanno perso per 4-2 contro il Fox Legnaro. Partita, insomma, equilibrata nelle prime battute, poi ha avuto la meglio la formazione di casa, insomma, che ha mantenuto un certo ritmo per tutta la partita. Non ce l'ha fatta la squadra di Riccardo Valentini, tra l'altro autore del primo gol per la formazione nerazzurra, poi l'altro l'ha realizzato Ravi Mercuri, gol però inutili, come detto, perché è arrivata la sconfitta per 4-2. Direi di chiudere, Dario, questa parte relativa alla carrellata dei risultati con l'up and down, poi dopo però restate con noi perché c'è l'SNC Day, insomma, manderemo il servizio con tutte le interviste che abbiamo realizzato sabato alla Pucci del Comune, con la presentazione di tutte le squadre dell'NLSNC ed anche tutte le interviste, insomma, che abbiamo realizzato. Quindi andiamoci a vedere l'up and down, chi sale e chi scende in questo weekend sportivo. Up, Ivan Giusto. Seconda partita e seconda vittoria per l'allenatore della Stemmar 90. La prima contro la Fox pasti pure, ma quella ottenuta ieri in casa del Serapo Gaeta non è cosa da poco. Ok, il tecnico è giusto. Down, Atletico Sacchetti. In questo fine settimana l'Atletico non solo è stato sconfitto nello scontro salvezza dall'Albano, ma gli è stato tolto anche un punto in classifica per aver schierato nella partita contro il Lido di Ostia Fattori squalificato. -1 e fine settimana negativo. Eccoci tornati in studio, Dario, l'abbiamo anticipato, insomma, siamo giunti al termine, però prima di chiudere ci parliamo dell'SNC Day, insomma, ci siamo alternati all'Aula Pucci, prima sei andato giù tu, poi sono venuto io a darti il cambio, tantissima gente, sì, veramente era una grandissima stracolmo. Festa, quando sono arrivato
C'era l'inno dell'SNC, perché c'era ah, io non l'ho sentito. Tu non l'hai sentito, c'è un nuovo inno molto bello. Penso che verrà suonato. Sì, sì, durante la partita, l'hanno detto durante la presentazione scorsa. Credo nella sfida interna prossima con l'Ortigia sarà. Sì, no, è una novità una interessante. Idea. Poi hanno proiettato dei video del nuoto e della pallanuoto, penso, dello scorso anno. L'Aula Pucci era gremita. Quindi una grande festa dell'SNC, davvero bella. Tra l'altro si è parlato insomma di tante novità, come detto Dario, una di queste era proprio l'inno della formazione rosso-celeste, gli altri un po' più seri sono le scelte rivolte al sociale da parte della società rosso-celeste che farà degli sconti del 50% sui corsi di nuoto, ma anche di iniziazione per quanto riguarda la pallanuoto, alle persone che hanno un ISEE basso, quindi si va al Palagalli presentando la propria posizione, la propria situazione è ISE e si riceve, nel caso insomma si rientri sotto un certo budget, diciamo così, una certa soglia, lo sconto del 50%, quindi anche sul sociale l'idea dell'NLSNC, tantissime altre, tra l'altro con anche uno psicologo che è arrivato, una psicologa anzi che è arrivata alla corte di Marco Pagliarini, non solo per la prima squadra ma anche per tutti i ragazzi che fanno parte dei corsi di nuoto, ma non voglio anticiparvi troppo perché insomma l'hanno spiegato bene gli intervistati, che sono Simone Feoli, il vicepresidente dell'NLSNC, il presidente Roberto D'Ottavio per quanto riguarda appunto il vertice della società rosso-celeste e poi anche il nuoto sincronizzato con Susanna De Angelis, che ci ha raccontato un po' quello che succede per quanto riguarda la sua specialità. Presidente, ci eravamo lasciati con la speranza da parte sua, insomma, che la gente c'entrasse all'Aula Pucci, quasi quasi, ci siamo andati pelo pelo, insomma, perché tanta gente era anche fuori. Sì, tanta gente era anche fuori e devo dire un grazie a tutti. Grazie a tutti e all'organizzazione dell'SNC, che ormai è testata anche a livello internazionale. Un grazie soprattutto ai genitori che hanno portato io i bambini più piccoli. Un grazie anche alle istituzioni che hanno partecipato, che comunque danno sempre forza e continuità, e un grazie alla squadra che siamo riusciti a vincere e rimanere in testa alla classifica, che poi è quella che un po' dopo tanti sacrifici dà la voglia, la passione di andare avanti. Ecco. Presidente, al di là della prima squadra, insomma, qui forse anche più abituato, che effetto le fa vedere tanti ragazzi, tanti bambini, insomma, di aver intrapreso la strada giusta? Sì, sì, è il nostro futuro, ma noi ci stiamo lavorando da anni. Ci stiamo lavorando da anni e adesso abbiamo messo anche un progetto col psicologo che deve seguire fino dai ragazzetti, diciamo, fino dagli esordienti, un tipo di mentalità, un tipo di spirito di gruppo. Stiamo aiutando le famiglie più disagiate con un ISEE basso a venire a fare attività col 50% di sconto. Presidente, un'ultima battuta la voglio fare sul Palagalli, insomma, qual è la situazione? Insomma, tra varie difficoltà riuscite a portare avanti tutte le, insomma, la parte economica relativa all'impianto? Questo è il paese delle parole, no? Non è il paese del fare, è il paese delle parole. E uno non ha idea di che cosa vuol dire mandare avanti una struttura così alta, 51 metri, vasca unica alta 3-2 metri, non ha idea. Noi ci stiamo riuscendo con mille sacrifici, tante volte con le nostre risorse personali. Che dobbiamo fare? Siamo qui e tentiamo di farcela. Una battuta, tornando alla pallanuoto, alla giovanile, qualche critica continua ad arrivare però all'SNC per quanto riguarda appunto le giovanili della pallanuoto. Non si crede forse che ci saranno i Foschi, i Rinaldi del futuro? La realtà è che nel settore giovanile ci sono polemiche perché viene richiesto tanto sacrificio, anche allenamenti la mattina alle 6. Certo, una realtà come quella del Centuncelle è una realtà che fa 4 allenamenti a settimana perché lo sport fa bene e quindi è una realtà completamente diversa se paragonata a quella della SNC Civitavecchia. La Pallanuoto è sacrificio, servono 2 allenamenti settimanali e serve la palestra. Noi dagli under 15 in su abbiamo dotato le squadre di una palestra e di un preparatore atletico per il settore giovanile. Comunque credo che questi possano costituire l'ossatura per la nuova SNC. Fermo restando che Viscola ha giocato in Serie C con il Tirrena, quindi è l'esempio probante di chi poi dal Tirrena o dal Santa Maria oggi sta in Serie C può poi arrivare nella massima serie. Susanna, anche il nuoto sincronizzato al centro dei progetti dell'NLSNC?
Quindi insomma prosegue la preparazione della stagione che ancora deve iniziare. Sì, prosegue, ma in realtà è iniziata, nel senso che già le ragazze dell'agonistica si sono classificate per i campionati italiani, hanno fatto il punteggio di ammissione, hanno preso le stelle, che è un esame del sincro che serve per andare al campionato italiano, quindi già un primo passo è stato fatto. Quest'anno abbiamo la fortuna di ospitare 4 campionati italiani, il primo dal 14 al 16 marzo per le propaganda con 800 atlete in gara, subito la settimana dopo 2 campionati italiani dell'agonismo, quelli che da noi si chiamano esercizi obbligatori, che sono gare tecniche importantissime perché ci saranno 500 atlete e solo la metà verrà ammessa poi al campionato estivo. E un altro campionato per le bambine molto piccole, dai 6 anni ai 10 anni, che invece faremo a giugno, a metà giugno, dal 13. Vi siete dati degli obiettivi per questa stagione? Ci siamo dati degli obiettivi, sì, sicuramente sì. Nelle propaganda noi cerchiamo ogni anno di confermare quelli che sono i nostri migliori risultati. L'anno scorso abbiamo vinto 2 o 3 titoli italiani con le diverse categorie, quindi diciamo vogliamo confermarci, se possibile anche migliorare ancora di più, perché quest'anno stanno lavorando veramente bene. Eccoci tornati in studio, Dario, siamo giunti davvero al termine di questa puntata di Sport Time, abbiamo fatto vedere tutto, up and down, pagelle, insomma non so cosa altro possiamo fare, però insomma ci impegniamo sempre a migliorarci di volta in volta. Puntata ricchissima di interviste, e anche insomma ringraziamo l'ospite che ci è venuto a trovare durante la puntata di oggi. Dario, ti ringrazio di essere stato qui con me. Grazie a te Antonio, buonasera a tutti. L'appuntamento è con Sport Time, quindi la settimana prossima, lunedì, sempre alle 20.45 con il consueto appunto approfondimento del weekend sportivo. Non perdetevi però anche l'appuntamento con Basport, che andrà in onda invece venerdì alle 20.45. Domani sera invece, per gli appassionati di pallanuoto ma di sport in genere, andrà in onda sempre alle 20.45 la telecronaca di Enel SNC Latina, una bellissima partita che vi consiglio appunto di vedere. Un ringraziamento a tutti per l'attenzione ed un buon proseguimento di serata.